La mia candidatura nasce in una maniera un po' strana, particolare. Dico soltanto che nel momento in cui, nelle ore in cui si profilava l'ipotesi di candidatura, ho fatto un giro di telefonate tra amici, saggi, per chiedere conforto, idee, suggerimenti e naturalmente consigli su cosa avrei dovuto fare. Le risposte erano di due tipi, però partivano dalla stessa premessa. Tu sei una persona sicuramente responsabile, seria, trasparente, contando naturalmente per prima diceva, e quindi la politica ha bisogno di persone come te. C'è un'altra persona, altro tipo di persone che diceva tu sei una persona seria, responsabile e trasparente, quindi pensaci bene, forse la politica ti fagociterà, ti ucciderà, qualcosa di simile. Ecco, questo tipo di risposte che partivano dalla stessa premessa, ma arrivavano a conclusioni esattamente opposte, devo dire che mi hanno intrigato ancora di più, perché evidentemente c'è qualcosa che non va, se delle persone da lo stesso punto di vista di partenza arrivano a conclusioni diverse, c'è qualcosa che non va evidentemente nella politica, una politica che è ormai considerata il luogo degli affari, della poca trasparenza, dell'intrigo. Evidentemente colmare questa lontananza tra un mondo che una volta si chiamava il paese reale e distante dal paese legale, evidentemente è la motivazione che mi ha spinto a fare quello. Ormai la distanza è presuntuosa per una sola persona, ma evidentemente è quello che io posso investire e scegliere di fare in questo momento. Con tutti i limiti, con tutta la mia esperienza, le mie possibilità, le mie capacità, nel fabbricare i testi che sto distribuendo, nel comunicare, evidentemente qualcuno mi ha fatto le obiezioni, guarda che un testo così che dice, presume che vorrebbe dire tanto, e invece non ci riesce perché la comunicazione politica ormai è fatta di slogan, di frasi più o meno fatte, di velocità, di sintesi, provare invece a dire le cose in maniera articolata come fai tu è tempo perso. Io mi stia a pensare che l'elettore debba essere trattato in maniera un po' più seria. Per stasera cerchiamo di ascoltare con Rosy Quinto e Giovanni Bachelet. Per esempio Giovanni Bachelet, per chi non lo conoscesse, è candidato alla Camera nel collegio Lazio 1, al 14° posto. Condividiamo le stesse speranze, senz'altro, condividiamo anche gran parte delle idee, perché evidentemente non abbiamo fatto squadra. Io vi ringrazio ancora e vi invito a condividere questo momento che è in parte lo slogan, condividere per moltiplicare, è uno slogan che ha una chiara origine, che mi appartiene, continua ad appartenermi. Cioè il mettere insieme le risorse non è una semplice sommatoria, è una condivisione che fa rete e probabilmente arricchisce da qualche risultato in più. Insomma, per un comune, per una città forse superfluo, io invece ritengo che anche lo stesso far parte di una città come Roma, divisa in municipi e con lontananze evidenti tra gli stessi quartieri e tra quartieri, è evidentemente un discorso da approfondire, cioè quel mettere in rete, quel far comunità probabilmente è una risorsa anche per una città come Roma.